Ilary Blasi, vita privata, il patrimonio di Bastian Müller. Finora, le voci sui presunti fidanzati di Ilary Blasi sono state sempre smentite, anche dalla diretta interessata. Quest'ultima aveva anche parlato di un accanimento mediatico contro la sua famiglia e di una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi figli più piccoli. Adesso, forse anche per via di una relazione più seria delle altre, le cose sono cambiate. La Blasi ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Bastian Müller. Attraverso una battuta durante l'intervista a Verissimo, ha avuto modo di confermare la sua relazione. Bastian Müller è originario di una cittadina, a 60 km da Francoforte sul Meno, dove la sua famiglia porta avanti un'attività specializzata in scavi per pozzi e perforazioni. Müller è stato quindi definito come un ricco ereditiere, ma l'intervista al sindaco della cittadina ha smentito la cosa. Infatti, il primo cittadino ha dichiarato che ormai l'azienda è soltanto una piccola attività a conduzione familiare, che fattura 2 milioni di euro l'anno con 16 dipendenti e che ha anche 1,5 milioni di euro di debiti. In passato, invece, l'azienda guadagnava molto di più, era attiva anche all'estero e costruiva pozzi in Medio Oriente, ma con il tempo le cose sono cambiate. Quindi Bastian non sarebbe così facoltoso come si era creduto inizialmente. Sapendo queste ulteriori informazioni, in tanti si stanno chiedendo come faccia, allora, Bastian Müller a permettersi gli alberghi e le spa di lusso in cui è solito alloggiare. Dal 2007 al 2015, Bastian è stato un butler a St. Moritz, ossia una sorta di maggiordomo. I butler devono aiutare i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e all'occorrenza sono disponibili 24 ore su 24. Naturalmente è un lavoro di tutto rispetto, ma non è compatibile con la vita che attualmente Müller conduce. Soltanto a dicembre, Bastian, che aveva appena intrapreso la relazione con Ilary Blasi, è stato insieme a lei sulla neve, in un hotel di lusso, a St. Moritz, nello specifico nel Kulm Hotel. La stanza più economica dell'albergo costa 1.200 euro a notte, di conseguenza bisogna avere molto denaro per potersi permettere una vacanza lunga per due persone. Il popolo del web quindi inizia a chiacchierare sull'argomento e a domandarsi se ci sia qualcosa che non è stato detto sui lavori di Bastian. O se magari sia la Blasi a pagare i loro divertimenti. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa fa realmente Bastian Müller e vi piace questa coppia oppure no? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.